Buongiorno a tutte, amici e amiche creative. Se mi seguite su Instagram avete visto la foto del piccolo modulino che ho realizzato e che ho chiamato Polaris e che avevo appunto scritto su Instagram che presto avrei girato il video tutorial di questo orecchino. Appunto oggi sono qui per realizzarlo. Vi mostro l'orecchino in questione e stiamo parlando di questo orecchino. Questi sono i miei orecchini Polaris. Li ho chiamati Polaris perché oggi andremo a realizzarne uno in colorazione bianca e sembra appunto un fiocco di neve. Questo qui. Oggi realizzeremo insieme il gemello di questo. Sono leggerissimi, molto molto carini e si può anche fare un piccolo ciondolo perché considerate che prende due dita. Davvero carinissimi, sembrano tutti merletti questi intorno e mi piace davvero tantissimo. Ho realizzato questi, poi li ho fatti anche in questa colorazione. Che mi piace tantissimo, ovviamente faremo anche la versione in bianca oggi e in più ne ho realizzato uno con le rocaille color oro perché li avevo realizzati tutti con le rocaille bianche e questo l'ho realizzato con le rocaille oro. Mi piace tantissimo, questo qui l'ho fatto sui toni del giallo perché è il colore preferito di mia madre e glielo regalerò per Natale, come regalo di Natale. E quindi ho pensato di rimanere sulle tonalità del giallo. Un modulino molto molto semplice, molto carino ed effetto, mi piace tantissimo. E niente, ora andremo a realizzare il gemello di questo. Per realizzare l'orecchino avremo bisogno appunto di una monachella. Io in questo caso utilizzo questa semplice. Dove prima c'era appunto la molletta e la pallina, io l'ho aperta delicatamente e ci ho inserito il bicono e la rocaille e l'ho richiuso. Quindi abbiamo bisogno della monachella o di un perno, quello che volete, di un rivoli da 16 mm, io sto utilizzando questo color cristallo, molto, è un cristallo molto economico ma molto d'effetto, non è uno Swarovski neanche un Precioso, ecco. Quindi rivoli da 16 mm. Poi abbiamo bisogno di rocaille 80. Io sto utilizzando queste che sono le Galvanite Silver. Poi avremo bisogno ovviamente di rocaille bianche. Io sto utilizzando queste prese da qualche collaborazione, non ricordo con chi. Semplicemente bianche. Poi abbiamo bisogno di Super Duo, io sto utilizzando queste che sono le Super Duo Saturated White, che mi piacciono tantissimo. E poi abbiamo bisogno ovviamente dei bicono, questi sono bicono da 6 mm, bicono economici che ho acquistato da Tintin su eBay, però sono molto molto belli e anche ben fatti, devo dire. Ok, sistema i materiali, iniziamo il tutorial. Ok, ho sistemato i materiali. Dimenticavo ovviamente di dire che serviranno ago e filo, ma io lo do per scontato. Il mio filo è questa semplice lenza da 0,16 mm. Allora, iniziamo. Per prima cosa io mi sono portata avanti perché è un semplice infilaggio e ho inserito 14 Super Duo, eccole qui, alternate da 14 rocaille. E poi ho chiuso il cerchio, ho fatto i nodini, sono ripassata ovviamente all'interno, ho fatto il nodino e ora mi porto ad uscire qui dal foro alto di una Super Duo. Quindi 14 Super Duo, 14 rocaille 11-0, chiudete il cerchio, rinforzate, tagliate il filo e portatevi uscire dal foro alto di una qualsiasi Super Duo. Ora, tra una Super Duo e l'altra, non dobbiamo fare altro che inserire una rocaille 80. Così. Di nuovo
E ci inseriamo sul foro alto della Super 2 di fronte. Di nuovo una rocaille 8-0 e ci inseriamo sul foro alto della Super 2 frontale. Dobbiamo fare questo passaggio per tutto il giro. Io lo faccio e ci vediamo dopo. Ecco qui, io ho inserito tra ogni Super 2 una rocaille 8-0. Poi portatevi avanti nella lavorazione perché appunto dopo aver inserito 8-0 il lavoro sarà piatto, però se voi iniziate a tirare vedrete che si forma questa specie di coppetta, quindi fate qualche infilaggio in più fino a quando otterrete appunto che il lavoro si stringa e si mantenga a forma di coppetta e vi fermate uscendo da una qualsiasi 8-0. Ora tra una 8-0 e l'altra andiamo a inserire una Super 2. Prendiamo una Super 2 e scendo dalla 8-0 inseriamoci nella 8-0 di fronte, così. Non vi preoccupate come si posizioneranno, le sistemeremo successivamente. Ora prendiamo un'altra Super 2 e inseriamoci nella 8-0 di fronte. Ancora uscendo dalla 8-0 prendiamo un'altra Super 2 e inseriamoci nella 8-0 di fronte, così. Quindi non vi preoccupate appunto come si posizioneranno, fate questo passaggio per tutto il giro. Ecco qui, ho terminato l'infilaggio delle Super 2. Ora che abbiamo terminato il giro, ci troviamo da uscire da questo 8-0. Saliamo, ci inseriamo nel foro alto della Super 2 che abbiamo di fronte alla 8-0. Semplicemente così. Ora, tra una Super 2 e l'altra, non dobbiamo fare altro che inserire una rocaille 11-0. Ok, prendo una rocaille 11-0 e mi infilo nel foro alto della Super 2 successiva. Così. Di nuovo, una rocaille 11-0. Ci inseriamo nel foro alto della Super 2 successiva. Così. Dobbiamo fare questo passaggio, questo inserimento di questa rocaille per tutto il giro, però mi raccomando, non stringete troppo il lavoro, cioè non portatelo a stringerlo perché dobbiamo inserire i rivoli. Quindi inserite così semplicemente le rocaille 11-0. Ci vediamo alla fine dell'infilaggio. Eccomi qui, come potete vedere, sto inserendo l'ultima rocaille 11-0. Ok, tra queste due Super 2 e sto inserendo l'ago nelle berline successive per poter poi stringere il filo. Ok, ora io mi porto ancora un po' avanti tra le berline per evitare che mi scappi poi tra le dita il rivoli. Quindi continuo sempre lasciando lento il filo, come potete vedere. Passo tra la rocaille e le Super 2 che trovo tutte di seguito. Così. Ancora un altro po'. Ok, ora prendo il rivoli e lo inserisco a testa in su, lo sistemo e tiro il filo. Ok, come potete vedere ancora è lento l'incastonatura, quindi continuo a passare tra le perline così fino a stringere e far incastonare per bene il nostro rivoli. Questa è un'incastonatura già esistente, l'ho vista usare su un rivoli da 14 mm e quindi questa è semplicemente una variazione per poter inserire un rivoli da 16. Ok, io continuo a stringere e ci vediamo nel passaggio successivo. Ok, come potete vedere, ho incastonato il rivoli. Ora, finito, diciamo, di stringerlo, mi trovo a uscire dalla Super 2, quindi mi inserisco nel foro più alto della Super 2, in questo, vedete? E tiro. E poi mi inserisco nel foro della 8-0. Io entro in questo verso perché mi piace lavorare verso l'alto. Chi invece lavora verso il basso si inserisce in questo senso, ok? Io mi inserisco dal basso verso l'alto.
tanto è indifferente. L'importante è trovarsi appunto ad uscire da questa 8-0, da una qualsiasi delle 8-0 sul bordo. Allora, una volta usciti da questo 8-0, inserite sul lago un bicono da 6 mm. Una rocaille 11-0 e un bicono da 6 mm, così. Saltate la 8-0 di fronte e inseritevi in quella successiva, così, e tirate il filo. Ancora, inserite sul lago una bicono da 6 mm, una rocaille che se ne va 11-0 e un bicono da 6 mm. Saltate la rocaille 8-0 e inseritevi in quella successiva, così, e tirate il filo. Dovete fare questi picot per tutto il giro. Eccomi qua, ho terminato l'infilaggio di questi bicono con la rocaille e questo è il risultato. Ora che stiamo uscendo da questo 8-0 perché è l'ultimo passaggio, dobbiamo inserirci nel foro questo della Super Duo qui vicino vicino, vedete? È proprio vicino alla Super Duo e tirate il filo. Ora non dobbiamo fare altro che occupare questo spazio tra una Super Duo e l'altra con una rocaille 8-0, quindi uscendo dal foro di questa Super Duo inseriamo una 8-0 e inseriamoci nel foro sempre questo alto di questa Super Duo dell'incastonatura e tirate il filo. Vedete? Si inserisce tra queste due Super Duo. Ecco qui, di nuovo una 8-0 e inseritevi nel foro della Super Duo di fronte. Così, e tirate. Dovete inserire un 8-0 per ogni spazietto. Fate questo e ci vediamo al giro completato. Ok, come potete vedere, ho inserito una rocaille 8-0 tra ogni Super Duo e quindi mi trovo ad uscire da questa 8-0. Ora dobbiamo fare i picot che ci sono tra le 8-0. Quindi, uscendo da una qualsiasi 8-0, inserite sul lago 3 rocaille 11-0 e inseritevi nella 8-0 di fronte, così, e tirate il filo. Di nuovo 3 rocaille 11-0 e inseritevi nella 8-0 di fronte, così. Molto semplicemente dovete fare questi picot per tutto il giro. Eccomi di ritorno, ho inserito tutti i picot da 3 rocaille 11-0 tra una 8-0 e l'altra, come potete vedere. Ora appunto mi trovo su questo 8-0, non devo fare altro che mettere in evidenza la rocaille centrale, quindi da questo 8-0 mi inserisco nella 11-0, salto la rocaille centrale, mi inserisco nella 11-0 e nella 8-0, così. E tiro il filo, così la punta andrà ad evidenziarsi formando questo bellissimo fiocchetto. Ora continuo, mi inserisco di nuovo nella 11, nella prima, salto la seconda rocaille, un attimo, sto perdendo il filo, ok. Salto la rocaille centrale, mi inserisco nella terza rocaille 11-0 e nella 8-0, così. E tiro il filo. Questo bianco fa molta luce, come potete vedere. Qui, la 11-0 dove non passate questa centrale, ecco qui. Sale più su e si mette in evidenza, quindi fate questo per tutto il giro. Eccomi di ritorno, sono passata attraverso tutte le rocaille saltando quella centrale. Ora sto facendo l'ultimo passaggio e dovete portarvi a uscire, se vi trovate magari qui vicino, dovete andare avanti fino ad uscire da questa 8-0 che si trova nell'intersezione qui tra i bicono. Vedete? Non dove c'è la rocaille sopra, ma qui. E
Quindi una volta vi trovate qui, così, metti fuoco, oggi non ne vuole sapere, vi trovate qui, come potete vedere, vi inserite così frontali a vuoto sotto la 80 e lo portate verso dietro, così, e tirate. Ora così potete risalire dal bicono, entrate nel bicono e nella rocaille 11.0, questa, e tirate. Ok, una volta che siete qui dovete inserire sul lago 3 rocaille 11.0, 2, 3, e reinserite in questa rocaille nel senso opposto. Infatti sto uscendo con il filo da sinistra e mi infilo da destra, così, e tiro. Si formerà questo. Ora rinforzate risalendo. E rientrando in tutte le perline, così. Si formerà questa crocetta. Ora scendete nel bicono e risalite nel bicono, così. Tirate e inseritevi. Attenzione a non incastrare i fili. Non vi preoccupate se questo si muove, andremo ad aggiustarlo successivamente. Ok? E inseritevi anche nella rocaille 11.0. Così. Rifacciamo. Una volta usciti dalla 11.0, tra i due bicono, inserite 3 rocaille 11.0 e inseritevi nel senso opposto della rocaille. Così. Ora ripassate tra le perline così e ora portatevi a uscire dall'altra rocaille entrando nel bicono da 6. Nell'altro bicono da 6 riuscite benissimo a farlo, e se riuscite anche direttamente dalla rocaille, che io non ci sto riuscendo. Ecco qui. E tirate. Ok, dovete fare queste crocette su tutte le rocaille 11.0 tra i bicono. Lo faccio e ci vediamo al prossimo giro. Eccomi qui, ho fatto queste crocette su tutto il giro delle rocaille sopra i bicono. Ora, questo è l'ultimo che ho inserito. Mi sono portata avanti nel bicono e mi sono portata ad uscire dal bicono, solo dal bicono, da qui. Ora inserisco sul lago una rocaille 11.0 e mi inserisco qui, nella prima rocaille che mi trovo della crocetta. Ora salto questa centrale e mi inserisco in quest'altro, nella terza, diciamo. Ora prendo un'altra rocaille 11.0 e mi inserisco nel bicono e nel bicono, così, e tiro. Si formerà questo triangolino, così. Lo ripetiamo insieme. Sto uscendo dal bicono, inserisco una rocaille 11.0 e mi inserisco nella prima delle tre inserite nel giro precedente. Così, metti a fuoco per favore, grazie. Questo, e tiro. Salto questa centrale, mi inserisco nella terza, questa. Ora inserisco una rocaille 11.0 e mi inserisco nel bicono e anche nell'altro bicono, così. E tiro il filo e si formerà anche qui il triangolino. Ovviamente dovete fare questo per tutto il giro, però ad uno di questi triangolini dobbiamo realizzare il cappietto. Io lo realizzo adesso, quindi esco dal bicono, inserisco la rocaille, mi inserisco nella prima rocaille, mi inserisco anche nella seconda rocaille
per poter fare qui il cappietto, quindi prendo 3 rocaille 11.0, poi inserisco il mio cappietto, così. Di nuovo 3 rocaille 11.0 e passo in senso opposto della punta, così, e tiro il filo. Ora ripasso nel cappietto. I fantasmi che state sentendo è il mio cane che ogni tanto ha le sclerosi. Non c'è neanche la luna piena, sta piovendo. Comunque ripasso in tutte e mi porto ad uscire dalla rocaille, questa qui, la terza, per poter inserire, appunto, per formare il triangolo, l'ultima rocaille 11.0 e mi infilo nel bicono e nel bicono, così. Ok. Ecco qui, così si è formato il triangolo e anche il cappietto. Ok, ora formo i triangoli in tutte le altre punte e ci vediamo all'archino terminato. Eccomi di ritorno. Ho ovviamente terminato di fare i triangolini in infilaggio. Ricordatevi sempre di saltare la rocaille centrale per dare spazio alle due che inserite successivamente. E niente, poi ho rinforzato il filo passando tra le varie perline, anche il bicono con questi due passaggi si stabilizzano perché all'inizio quando inserite questi piccoli sentite che si muovono, adesso invece sono belli rigidi e molto compatti come potete vedere. E niente, mi piacciono davvero tanto, questi sono i miei orecchini Polaris. Niente che dire, io spero che questo tutorial vi piaccia, che io abbia fatto cosa gradita e di vedere alcune delle vostre riproduzioni. Niente, io vi saluto e mi raccomando, se il video vi è piaciuto lasciatemi un pollice in su, se non siete ancora iscritti iscrivetevi perché quando arriveremo ai 1000 iscritti faremo un giochino, un contest, qualcosa. E attivate la campanellina perché ci saranno ancora altri tutorial. Abbiamo i Polaris. Se come tempistica non erro, sono già usciti gli orecchini Malinka e successivamente troverete un tutorial sugli orecchini Vulcan che hanno partecipato a un altro giochino, ma poi ve li mostrerò perché il giochino è ancora attivo e non posso farli vedere. Niente, da Fairy Creation è tutto, vi mando un grosso bacio, fatemi sapere se vi è piaciuto e non scordatevi il pollice in su. Grazie, arrivederci, ciao!